Jannah è il giardino islamico del Chiapas, è questa mostra fotografica che parla di questa comunità di circa 400 persone che vive in Chiapas, vicino al Guatemala, al confine con Guatemala, e che negli anni 90 ha deciso di convertirsi all'Islam. Questa comunità vive vicino a una riserva naturale, e col fatto che Jannah in arabo vuol dire giardino, ma vuol dire anche a livello religioso paradiso, ho pensato di nominare, insomma, di chiamare questo progetto appunto Jannah, per raccontare come appunto questa comunità è riuscita a trovare nel sincretismo il proprio paradiso. Quindi è una comunità di origine Maya, che parla come lingua madre Tzotzil, e nessuno si aspetterebbe mai che in un Messico così cattolico ci sia una comunità, oltretutto indigena, che decide di convertirsi all'Islam. La mostra, che è alle antiche carceri di San Vito, è stato scelto questo posto perché è un posto molto intimo, è un posto che secondo me è un posto che è stato di riflessione, no? Sono degli spazi che inducono alla riflessione, ed è un po' quello che desidero anche fare con l'allestimento. Infatti è un percorso attraverso le stanze che racconta un po', evoca quello che è stato il mio percorso nel momento in cui ero in Messico, in Chiapas, a lavorare con queste persone, ed è un percorso quindi che passa dalla foresta per arrivare al contesto, alle prime case, alle prime figure, silhouette di spalle, fino a passare invece alle festività, al rito. E poi al piano superiore c'è invece la stanza della preghiera, fino ad arrivare a quelli che sono i protagonisti del racconto, che appunto sono le varie persone, i bambini, le bambine, gli uomini e le donne. C'è inoltre l'ultima stanza, che è quella che era la cella dell'isolamento, dove ho deciso di mettere questa fotografia di un fiume, in quanto nel Corano c'è scritto che il paradiso è proprio dove passa un fiume. Quindi questa foto la si può vedere solo attraverso una piccola botola, ed è appunto di buon auspicio anche forse per gli spettatori, per le persone che verranno a visitare, di riflettere su quello che è il paradiso di ciascuno. E le fotografie sono tutte in scala molto piccola, sono stampate in formato 10x10, quindi simile al formato originale, visto che è un lavoro scattato in analogico, in medio formato, con un negativo 6x6. E questa volontà è stata... ho deciso, insomma, di farle così piccole con l'intento che appunto le persone vengano condotte a uno sguardo più attento, ad avvicinarsi, a scoprire nei dettagli quello che è il racconto finale. Mentre invece poi abbiamo queste grandi stampe che arrivano anche a 1,40 m di fotografie della foresta per immettersi in questo paradiso.